Intanto vi ringrazio per l'invito perché credo che sia un'occasione importante di discussione e di approfondimento su un tema che in Italia inizia a rivestire una certa rilevanza e sul quale però ancora stentiamo ad avere un'attenzione adeguata. Perché intanto dal punto di vista nostro è rilevante occuparci di moneta complementare? Perché io credo che prima di arrivare alla regolamentazione, quindi perché secondo noi è necessaria, intanto bisogna capire se questo è un settore utile o non utile allo sviluppo del paese, noi l'abbiamo ragionato in questi termini. Io credo che in un momento di grande crisi come quello che sta vivendo l'Italia e l'Europa non possa che essere utile avere meccanismi che in qualche misura muovono l'economia reale in un momento in cui sostanzialmente ci sono due grandi difficoltà per chi in qualche misura vuole sviluppare la propria economia a partire da un territorio. La prima difficoltà è la mancanza di liquidità e su questo non può che essere salutata con favore dei recenti provvedimenti della Banca Centrale Europea rispetto al quantitative easing, ma c'è una situazione che è ancora difficile. E la seconda grande difficoltà è l'accesso al credito, che poi come ovvio sono strettamente correlate. E quindi in qualche misura noi pensiamo che le monete complementari, che i sistemi di monete complementari possano aiutare uno scambio di beni e servizi in un momento in cui questo non avviene o ha difficoltà ad avvenire. In particolare è un'idea che viene da lontano, nel senso che in qualche misura riprende, se vogliamo, anche il ragionamento di John Maynard Keynes, Bretton Woods, addirittura lì lui pensava una clearing union, una camera di compensazione non solo nazionale ma sovranazionale, quindi è una pratica che ha le radici anche ben piantate nella storia economica della dottrina, se vogliamo. Io segnalo ancora un aspetto che per noi è fondamentale, che sostanzialmente secondo noi i circuiti di moneta complementare devono avere una forte caratterizzazione territoriale, o territoriale o di filiera. Io userei queste due grandi famiglie, in particolare quelli territoriali, non vi sfuggirà che aiutano anche il fatto che questi scambi di beni e servizi rimangano su quel territorio. Quindi in una qualche misura, adesso forse la dico troppo grossa, ma in qualche misura c'è anche un freno alla pratica della delocalizzazione. Quindi in qualche misura noi l'abbiamo sposata questa idea della clearing union e delle camere di compensazione territoriali in quest'ottica. A me convince molto il titolo che è stato dato al panel di oggi. In qualche misura viene detto più euro con le monete complementari, un nuovo servizio di welfare alla comunità. Dal mio punto di vista non c'è alcuna volontà di costruire un'alternativa né ai presupposti e neanche di nessun tipo all'euro, anzi io sono convinto che noi dobbiamo insistere sul lato opposto, invece di tornare alla dimensione nazionale semmai dobbiamo rafforzare un'entità politica e statuale a livello europeo. Quindi questo per me è un discrimine molto forte in questa discussione, perché è evidente che invece non tutti la pensano così. Secondo aspetto è che nella proposta di legge noi abbiamo classificato due tipi di moneta complementare, quelle che abbiamo chiamato, poi non è che le abbiamo chiamate noi, quelle che si chiamano backed currencies, che sono sostanzialmente coperte integralmente, e su queste noi non le prevediamo che vengano utilizzate per fino a un massimale molto basso, quindi sostanzialmente il modello è quello dei villaggi turistici, per capirci. E il secondo aspetto, che invece è quello che secondo me è molto più interessante dal punto di vista economico, è proprio quello delle mutual credit currencies, che sono le monete complementari. Io secondo me l'idea di definirle moneta sposta l'attenzione rispetto alla realtà. Io preferirei dire unità di conto, se possibile, perché in realtà noi nell'ambito del circuito usiamo la moneta, usiamo un'unità di conto che è poi una convertibilità con la moneta. Secondo punto fondamentale dal mio punto di vista è che nei circuiti di moneta complementare deve esserci una convertibilità fissa, che noi abbiamo per comodità nella legge definito 1-1, poi il tema di multipli e divisori è un tema aritmetico poco interessante, ma il punto invece economico è che ci sia una corrispondenza fissa, perché noi altrimenti ci troviamo in presenza di altro tipo di prodotti e quindi possono esserci delle fluttuazioni ed è un'altra storia in qualche misura.
perché noi pensiamo che sia necessaria una regolamentazione? Da un lato perché secondo me una, anche se si vuole dare una visibilità e un'occasione di sviluppo a questo mondo, è necessario, diciamo, che dal punto di vista nazionale ci sia un'attenzione. E io devo dire che sono molto, al di là, diciamo, della domanda che gli ha fatto, che era molto netta, no? Quindi non si poteva pretendere, penso, da Padoan un impegno così perentorio, però a me sembra che invece da Padoan siano, dal ministro Padoan siano arrivate parole di attenzione rispetto a questo mondo. Ha fatto un passaggio sul tema del Ministero della Giustizia per riscuotere crediti, eccetera, che secondo me, che qua, diciamo, siamo nell'idea della, credo, se capisco bene, del circuito di filiera più che del circuito territoriale, ma che in qualche misura significa che le istituzioni italiane stanno cominciando a guardare a questo mondo. Quindi questo è il secondo motivo per cui io credo sia necessaria una regolamentazione. E poi io penso che ci sia un grande tema, no? Perché alla fine qui siamo tutte persone che a vario titolo si sono occupate dei circuiti di moneta complementare, quindi non ho bisogno di spiegare come funzionano, ma è evidente che il ragionamento ha senso se questi circuiti stanno in equilibrio. Cioè l'idea è che i crediti e i debiti siano, come dire, prodotti per essere immediatamente spesi, diciamo, no? Quindi ovviamente viene tendenzialmente disincentivata fortemente l'idea di accumulare crediti e quindi simmetricamente debiti, perché altrimenti questo produce squilibri, l'economia non gira e quindi, diciamo, siamo di fronte al fallimento del circuito. Ovviamente è necessaria la massima trasparenza. Cioè io faccio un altro esempio, siccome ho frequentato, diciamo così, nella costruzione della proposta di legge vari stakeholder per costruirla insieme, ovviamente ci deve essere una spendibilità del prodotto. Mi spiego meglio: se noi chiediamo di aderire a un circuito di moneta complementare, un'azienda X che non ha mercato in quel circuito, ovviamente quell'azienda non può né comprare né vendere, quindi il rischio è che non funzioni tutta l'architettura. Questo, diciamo, se tutto va bene. Ovviamente io penso che, diciamo, in questo mondo non siamo esenti da operazioni poco trasparenti, come in tutti i mondi. Non è che, perché alla fine anche se uno apre un bar può fare il barista, diciamo, nel modo più corretto del mondo, può diventare un evasore fiscale, quindi, diciamo, non è che una pregiudiziale, assolutamente, tutto il contrario, io voglio il massimo sviluppo. E per questo noi pensiamo che ci voglia un'autorità garante che, come dire, sovraintenda. Dall'altra parte, in senso politico più generale, io non credo che noi possiamo pensare al proliferare di nuove autorità, quindi noi abbiamo ricondotto questa compiti di vigilanza alla Banca d'Italia, sia perché, appunto, chi meglio della Banca d'Italia per rappresentare anche plasticamente che non c'è nessun disegno alternativo, e chi meglio della Banca d'Italia per verificare che, come dire, i circuiti stiano dentro una regolamentazione. Cioè intendo dire che non tutti quelli che si alzano al mattino, la dico ancora meglio, ancora più esplicita, possono aprire un circuito e fare operazioni poco trasparenti. Quindi, diciamo, questi sono i grandi motivi che ci hanno spinto, diciamo, a pensare a una regolamentazione. Chiudo, perché poi così andiamo avanti, dicendo che in realtà per noi questo è un, come dire, nel piccolo e se vogliamo un esempio di best practice che può essere, come dire, interessante anche a livello un po' più macroeconomico. Cioè, la dico così, nella zona euro stiamo vivendo un dramma che è quello, diciamo, degli squilibri, adesso la taglio un po' con l'accetta, tra paesi del nord e del sud, si pensi alla vicenda greca. Sostanzialmente questa vicenda nasce dal grandissimo indebitamento, al di là dei bilanci truccati, tutto vero, ma adesso, diciamo, la semplifico un po', del grande indebitamento dei paesi deboli, in particolare la Grecia, e grande invece credito dei paesi forti, capofila la Germania. Allora, pensate se, come dire, ci fossero dei meccanismi che impediscono l'indebitamento e il fatto di avere un sacco di crediti dentro anche la zona euro e l'Unione Europea. Quindi in qualche misura noi siamo interessati anche a una ridiscussione del Target 2, che è un altro panel, un'altra storia, ma vuol dire sta dentro questo ragionamento di tipo economico la nostra attenzione sul mutuo credito.